Ciao a tutti amici e bentornati su Pokémon Scarlatto, episodio 18. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto il capobanda Enzo della banda Z di tipo veleno. E in questo episodio andremo verso il prossimo capopalestra e magari proveremo anche a sconfiggerlo. Ci proveremo, se riuscirò a trovare il tempo per arrivarci, proveremo anche a sconfiggerlo. Ora, dobbiamo andare alla prossima città che è... dovrebbe chiamarsi... Mesturia, esatto. Come vedete, nella mia squadra ho allenato tutti quanti i miei Pokémon dal livello 35 in su, fatto off camera, perché per questa lotta... Beh, vi serviranno dei Pokémon ben allenati. Ma cosa vuol dire, Caldero? Lo devo sapere, non ci dormo la notte. Parte la sfida di Giacomo. Un Sandygast, va bene. Allora, una piccola particolarità di questo episodio. Cioè che Haru si sta per evolvere. Cioè Haru in teoria dopo questa lotta si evolve. Già. Si evolve. Perché lo so, perché ho bloccato... No, forse al prossimo livello. Perché ho bloccato l'evoluzione quando lo stavo allenando. E perché volevo riprenderlo, ovviamente. Beh, quindi si evolverà molto a breve. Oddio, perché ho utilizzato foglia magica su Masquerine, che è super efficace contro di me. Forse tocca usare morso. Dovrebbe essere un po' meglio. Esattamente. Anche brutto colpo. Niente male. Hai altri Pokémon? No, non hai altri Pokémon. Forse vuol dire pentolone? Non lo so. Ok, sì, mi sa che si evolve al prossimo livello. Non mi è mai capitato di dover bloccare un'evoluzione. In realtà, se devo essere sincero. Fatto sta che ora dobbiamo andare di qua. E qui, se mi ricordo bene, dovrebbe esserci anche, esatto, un picnic. Dove possiamo curare i nostri Pokémon. E ci dà anche ovviamente degli ingredienti. No, non mi serve curarli per il momento. Qui ovviamente c'è un Pokémon terra cristallizzato che c'è per tutti. Esatto. È un Knuckle Stack, si chiama questo. Perché c'è Knuckly. E poi c'è quella di mezzo e poi c'è l'ultima evoluzione. Mi sembra si chiami Knuckle Stack. Non mi ricordo. Comunque... Non mi dice che posto è questo qui. Ok, strano. Queste qui sono tipo... È una grotta strana che ha questa forma. Non si sa bene da dove provenga. Sono un tipo casalingo, ma sono venuto qui a vedere questo panorama pazzesco. Questa qui è una delle sette meraviglie di Paldea. Dovrebbe esserci un cartello a breve che ci dice come si chiama questo posto e... Che è una delle sette meraviglie di Paldea. Un'altra delle cose misteriose effettivamente di questo mondo. Che nessuno conosce. Sì, sto tenendo davanti Haru. Perché vorrei farlo evolvere. Così abbiamo finalmente l'evoluzione finale. Del nostro starter. Che sarebbe una bella manna dal cielo. Sconfiggiamo questo Fluffy. E possiamo proseguire. Non so quanto sono di livello rispetto alla prossima palestra, nel senso se dopo questo percorso sarò overlivellato, non ne ho idea. Forse sì, forse no. Allora facciamo così, mandiamo magari davanti Samurai, sperando di... No, aspetta, Samurai si evolve tipo a livello 52. Mandiamo Yogan, completamente per il meme. Oh, qui dentro si trovano dei Pokémon interessanti, tra cui anche Gibble. Molto interessanti. Ora qui sopra ci dovrebbe essere un allenatore. E qui da qualche parte ci dovrebbe essere anche un altro Pokémon terra cristallizzato. Che ovviamente non riesco a vedere. Però dovrebbe essere su una di queste rocce. Almeno ho notato che spawnano per tutti gli stessi Pokémon. Cioè nello stesso punto per tutti i giocatori spawnano gli stessi Pokémon terra cristallizzati. Quindi...
non credo che sia una cosa... eccolo là, è là sopra, esatto. Perfetto, allora, pensavo ci fossero altri allenatori in questa grotta. Se mi ricordo bene ce ne dovrebbe essere uno qui da qualche parte. No, mi sa di no. Mi sa di no, ragazzi. Va bene, è stata una grotta... ah, eccolo qua il bambino, eccolo qua. Lo voglio sfidare giusto per completezza, visto che ci sono tipo un paio di allenatori. La mia mano continua a lanciare Pokéball e non riesco a fermarla. Cioè, nel senso, continui a catturare Pokémon attorno a te? Ti ricordo che è il tuo cervello che controlla la tua mano, quindi... tipo... smettila. Cetoddle, Pokémon di tipo drago dovrebbe essere. Nitrocarica. Dovrebbe andare bene come mossa. Vediamo quanto gli riusciamo a fare. È un Pokémon carino, eh. Forse è Drago Ghiaccio, è per questo che gli facciamo così tanto. Se non ricordo male dovrebbe essere Drago Ghiaccio. A proposito, credo che nei prossimi episodi cattureremo l'ultimo Pokémon della squadra. Nei prossimi episodi, nel senso molto a breve. Non so se addirittura nel prossimo episodio, però molto a breve cattureremo l'ultimo Pokémon. Così finalmente avremo la squadra completa, no? All'episodio praticamente, quasi episodio 20, riusciremo ad avere la squadra completa. Oh, qui c'è una... c'è una torre di osservazione, ma dovrebbe essere... esatto. È dall'altra parte e è vicino al lago Caldero, dove ancora non dobbiamo andare. Ah, eccolo qua. Raro e fortissimo, questo qui è un Poké fanatico. Poi in teoria dopo quel ponte là davanti... dovrebbe esserci subito Mesturia, che è una... forse la mia... oddio, ma alla... l'ho notato adesso! Alla maglietta del Pokéwood! Alla maglietta del Pokéwood! Di Pokémon bianco e nero. 2, perché bianco e nero non ce l'aveva. Pokémon bianco e nero 2 al simbolo, guardate! Eh sì, non l'avevo mai notato, ragazzi. Un piccolo easter egg che hanno... voluto lasciare, anche perché in questo Pokémon ci sono molti Pokémon. In questa versione ci sono molti Pokémon di Pokémon bianco e nero. Quindi penso che siano una serie di effettivamente easter egg che hanno voluto lasciare a questo punto. Ha una delle migliori, se non secondo me la miglior versione di Pokémon sulla faccia della Terra. Perché ho utilizzato una mossa psico su Spiritomb che è di tipo spettro? Sono stupido? Nitrocarica dovrebbe essere bella forte. Beh, non gli fa tantissimo, eh. Però ci aumenta la velocità, che non è brutta come cosa. Cavolo, dobbiamo riuscire a mandarlo giù a questo turno. Altrimenti... davvero? Ti prego, fagli danno. Ti prego, fagli danno. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, è una presa in giro totale. Cioè, gli manca tipo un PS, ma l'abbiamo pure scottato. Però adesso in teoria muore. Esatto. E la battaglia finisce con 0 Pokémon in campo. Cosa rarissima, però succede. E abbiamo sconfitto Svaldo. Eh sì, ragazzi, guardate. Che potenza, sei meraviglioso. Sì, sì. Vedete, ragazzi, quello lì è il simbolo del Pokéwood. Non l'avevo mai notato, era pazzesco, ragazzi. Va bene, questa qui è la strada per Mesturia, giusto? Prendiamo un attimino questa Pokéball, che contiene un antidoto. Buono. Siamo attenti a non ingaggiare Lotte. Ah, perché Tadbulb è di livello così alto qua? Porco cane, allucinante. Vabbè che prenderlo qua non avrebbe avuto senso, eh. Sì, questi qui sono proprio gli ultimi allenatori. Illusione. Tu sei una spettrale, vero? Non so come si chiama questa categoria. Tipo le maghe. Modella? Pensavo fosse una sensitiva, tipo. Si chiamano. Cavolo, questo qua è il Pokémon che si fa esplodere. Noi abbiamo tutte mosse fisiche. Forse con lacerazione, che gli ho insegnato mentre lo stavo allenando. Era uno Zorua! No! Infatti ecco perché l'illusione, era uno Zorua.
Cavolo, è vero, perché in questa versione si può catturare Zoroark, Pokémon di tipo buio. Zoroark è un bellissimo Pokémon, tra parentesi. Drifblim, ecco, questo qui è il vero Drifblim. Infatti, che si fa esplodere. Quindi, ecco, stiamo attenti. Ok, utilizza accumulo che poi rilascerà in qualche futuro turno. Aumenta la difesa. Dai, sì, va bene. Tanto ti facciamo fuori lo stesso. Non c'è mossa che tenga. Ok, finalmente ho finito la battaglia. Ho dovuto tagliare, ragazzi, perché era veramente continuare a... Io ti attacco, tu mi attacchi. Io ti attacco, tu mi attacchi. Stava diventando una battaglia molto noiosa. Ora, curiamolo magari. Stiamo attenti a non combattere con nessun Pokémon qui intorno. Anche perché, ecco, vorrei tirare abbastanza dritto verso la città. Quindi, se non mi mettessi davanti altri allenatori, gioco, ti sarei veramente molto grato. Ecco, c'è giusto questa allenatrice qua. Oddio, vediamo effettivamente quanti ce ne sono, perché... Secondo me qualcuno possiamo anche saltarlo con il fatto che sono abbastanza overlivellato. Pachirisu. Fuga. Non mi interessi. No, secondo me possiamo anche saltarla quella allenatrice lì. Possiamo andare direttamente a Misturia. Eccoci qua. Ora, curiamo i nostri Pokémon e direi che ci siamo. Siamo in tempo per andare effettivamente alla palestra. Perché sto registrando da tipo 10 minuti. Quindi ci sta. Se il video durerà un po' di più, non fa niente, ma in realtà non dovrebbe. Perfetto. Andiamo, ragazzi, verso la palestra di Misturia. Tra l'altro, questa qui è una città bellissima. Veramente, veramente bella. E andiamo dritti verso la palestra. E... l'unica città dove c'è un ristorante dove vi si può accedere. Lorenzo! Non dirmi che vuoi una lotta. Ho visto che stavi per entrare in palestra e sono corsa qui. Scusa ancora se non ho potuto lottare con te la volta scorsa. Ah? Non fraintendermi. Non ti ho inseguito fino a qui per fare una lotta. Grazie al cielo. Però in effetti, visto che ci siamo, perché no? Ci facciamo una lotticina? No. Non voglio. Ah, devo per forza farla. Ok. Devo per forza farla. Dobbiamo andare... Facciamo la palestra prima? Va bene, quindi prima facciamo la palestra e poi facciamo la lotta. Benvenuto alla palestra di Misturia. Sì, inserisci il solito dialogo, inserisci Pokémon, bla bla bla. Devi superare l'esame della palestra. E l'esame della palestra di Misturia è ordinare un menù segreto. Per essere promosso dovrai ordinare il menù segreto di un famoso ristorante della città. L'oro in bocca. Ci sono altri 3 sfidanti in giro per la città oltre a te. Ciascun partecipante conosce un indizio diverso sul menù segreto. Gli sfidanti dovranno lottare tra di loro e chi perde dovrà rivelare il proprio indizio. E chi vince? A chi vince, basandosi sugli indizi ottenuti. Bisognerà poi andare all'oro in bocca e ordinare i piatti del menù segreto. Solo il primo sfidante che riuscirà a ordinare sarà promosso. Allora Lorenzo... il tuo indizio è: ai clienti abituali piace così. Chieda a qualche cliente abituale dell'oro in bocca. Potresti scoprire qualcosa. Ok, quindi andiamo al ristorante oro in bocca. Ne approfitto per farvelo vedere, visto che... ehi, è proprio dove si terrà l'esame della palestra. Che è anche, diciamo, posso dire la struttura che più mi piace di questo gioco? Direi che è la struttura che più mi piace. Perché è veramente bello, Tra l'altro di sopra vedo che c'è una Pokéball. Eccolo qui. Ristorante oro in bocca. Entriamo, così vi faccio vedere com'è dentro. È in stile giapponese, il ristorante. È per questo che mi piace così tanto. Eccolo qua. Sei qui per l'esame della palestra, giusto? Hai raccolto gli indizi per il menù segreto dell'oro in bocca? No, in realtà non ancora. Anche se mi ricordo vagamente quali sono gli indizi. Ok, adesso metteremo cose a caso perché ho sbagliato. Chiaramente non è questo il menu giusto. Esatto. Ora, cerchiamo di parlare con i clienti abituali.
Ho sentito dire che l'oro in bocca resterà più di una sorpresa. Ok. Come dici? Un meno segreto? Scusa, ma non so di cosa parli. Gnam gnam, munch munch. Lei è un cliente abituale? Sì, direi di sì. Vengo qui molto spesso. Ti stai cimentando nell'esame della palestra? Ti svelo un segreto. Una spruzzata di limone rende qualsiasi piatto straordinario. Ok, quindi limone. Limone, va bene. Quindi, forse dobbiamo parlare con lei. Benvenuto per ordinare qualcosa, rivolgiti pure alla cassa. Ah, ok, dovremmo ancora parlare con lui. Però secondo me c'è qualcosa ancora che possiamo sapere, eh. Perché noi in teoria li dobbiamo raccogliere tutti gli indizi. La cucina di questo posto è squisita, non avevo mai mangiato così bene. A quel che si dice qui? A quel che si dice, qui è possibile cambiare il teratipo dei Pokémon e più si mangia pure bene. Ok, sì, va bene. Mi sa che dobbiamo proprio parlare con la cassa. Allora, non ho proprio tutti gli indizi, però uno ce l'ho. Dimmi, cosa vuoi ordinare? Facciamo polpette di riso per una persona, braciere, limone. Vediamo che cosa ci dice. Grazie, torna presto. Ok, quindi mi sa che dobbiamo forse uscire a prenderci gli altri indizi. Sì, mi sa che dobbiamo uscire dal ristorante e cercare gli altri indizi da soli. Fantastico. Dobbiamo parlare con un po' di gente della città, dicono, eh. Allora, serve il limone. E sappiamo che il limone è il condimento. Poi con lui può ordinare il menù segreto. Ok, e non ci dice nulla. Forse dobbiamo parlare con delle persone? Si può cambiare teratipo? Perché io mezzo so dove dobbiamo andare. Però vorrei, ecco, cercare di scoprirlo. Forse dobbiamo proprio andare in giro a cercare con chi possiamo parlare. Eccolo qua. Esatto. Stai facendo l'esame della palestra, vero? Dimmi il tuo indizio sul menù segreto. Dai. Ok, sì, dobbiamo andare in giro a cercare gli allenatori, sfidarli e loro pian piano ci dicono gli indizi. Proprio come pensavo. Gusmus. Allora, questa palestra è di tipo normale. Noi non abbiamo Pokémon di tipo lotta, che sono super efficaci sul tipo normale. Però va bene anche i Pokémon che abbiamo in realtà. Samurai va bene. Cavolo, Super Zana ci ha fatto male, eh. Lacerazione può farti un pochino più di male magari. Ma neanche troppo. Riduttore forse ci manda KO. No, lo mandiamo KO prima noi. E subisci pure il contraccolpo, stupido procione. Non so che Pokémon sia, Gusmus. Una talpa, una puzzola. È qualcosa di strano. Grident. Secondo me, ragazzi, possiamo mandare in campo Yogan. Che potrebbe essere buono come Pokémon, effettivamente. Yogan è solo di tipo fuoco, vero? Non anche di tipo lotta. No, è fuoco psico, se non erro. Sarebbe stato figo se fosse stato di tipo lotta. Lava sbuffo. Così vi faccio anche vedere l'animazione, visto che è una mossa nuova. E lo scotta pure. Sì, perché è una mossa che scotta. Contrattacco. Ma fallisce. Ora utilizziamo ancora una volta lava sbuffo. E poi ci facciamo dare l'indizio di questa povera bambina che ha osato sfidarci. Vai, Yogan, lava sbuffo. Non ci credo che è rimasto con un PS. Però vabbè, va comunque KO perché abbiamo... l'abbiamo scottato. Perfetto. Ora dimmi il tuo indizio. Sì, bla bla bla. Oh! Sta succedendo! Aru si sta evolvendo. Ok, finalmente riusciamo effettivamente ad avere l'ultimo stadio evolutivo. Muscarada.
I dati di Muscarada sono stati inseriti bla bla bla. Muscarada, Pokémon illusionista. I riflessi del pelo all'interno del mantello camuffano lo stero del suo fiore, che così sembra fluttuare nell'aria. Ah. Non impara la sua mossa speciale adesso? Esatto, Prestigiafiore. La mossa speciale di Muscarada. Una delle mosse più forti del gioco, in assoluto. Che possiamo in realtà sostituire a un Ghiaguzze che non ci serve più. Eccolo qua. Ora dammi il tuo indizio, bambina. Un intruso in gelateria. Ok, quindi dobbiamo andare dove... Qui. Qui in teoria. Dobbiamo andare qui. Dove ci sono le gelaterie. E dobbiamo scoprire qual è l'intruso. Provate un assaggio. Questo fa le crepe. Questo qui fa le crepe. Questo qua fa i gelà. Polpette di riso alla griglia, eh? Forse questo qui l'intruso? Le polpette di riso sono qualcosa che non c'entra nulla con i gelati. Ok, abbiamo ottenuto dei poteri. Ah, non eri tu l'intruso davvero? Cioè, quindi se ora cerco di risfidarti, non è che magari devo parlarti da qui? No, mi sa che le polpette di riso sono effettivamente un... Ok, ho capito. Allora forse c'è altro? No, però vedete, questi qui vendono gelati. Ok ragazzi, ho capito. Cioè, non è il prossimo allenatore che dobbiamo sconfiggere. Sono effettivamente... le polpette di riso, capito? Quindi polpette di riso al limone faceva parte del menu, ok? Devo entrare nell'ottica, perché questo esame della palestra l'ho fatto in passato, ma non mi ricordo assolutamente nulla. Devo entrare nell'ottica, ho capito. Quindi polpette di riso, limone, sono i due indizi che abbiamo finora. Nel frattempo mando in campo Haru, perché vi voglio far vedere Prestigio a fiore, voglio farvi vedere la sua mossa speciale. Fa molto male. E fa sempre brutto colpo. Profumino. Ci addormenta profumino? No. Diminuisce l'illusione. Seme bomba. E dovremmo mandarlo giù molto facilmente. Mi sa che siamo anche leggermente overlivellati per questa palestra. Da quello che vedo. E ora. Dammi. Calmamente. Calmamente non è una mossa buonissima in realtà, eh. Aumenta l'attacco speciale, però... sapete che non serve. Ora dammi il tuo indizio, che credo di sapere già quale sia. Tenebre circondate da scale. Vi ricorda qualcosa? Scale e buio. In fondo c'è scritto qualcosa, ma si legge a malapena. Fuoco bomba. Esatto, quindi polpette di riso, fuoco bomba e limone. Sono i tre indizi che abbiamo finora. Adesso dobbiamo cercare l'ultimo allenatore. Eccoti qui. Sei uno sfidante dell'esame della palestra? Saprò il tuo indizio. No, io non credo, amico mio. Io credo Gino. Tu devi avere qualche, magari, qualcosa di italiano. Io penso che sarò io a prendere il tuo indizio. Dudunsparce, Prestigio a fiore, lo voglio usare ancora, perché è una mossa veramente tanto bella. Secondo me possiamo anche provare a vederla. Cavolo, sbadiglio, no, non mi farà addormentare. No, non assopirti. Voglio vederla con l'animazione. Esatto, questa qua è la vera animazione di Prestigio a fiore. Molto bella. E il Dudunsparce non ha più energie. Tanto c'è una bambina lì dietro che sta tipo giocando con la Switch, ho notato. Ora dimmi il tuo indizio, anche se già so qual è. Il verso del Pokémon alato azzurro.
E quale sarà il Pokémon alato azzurro, eh? Parlare, parlare. Non è adorabile? E sa fare anche di meglio. Meglio, meglio. Per due. Abbiamo tutti gli indizi che ci servono. Polpetta di riso con limone per due persone a fuoco bomba, se non erro. Ora curiamo i Pokémon e poi ci buttiamo a capofitto verso la battaglia di questa città. In modo da prendere anche la nostra prossima medaglia. Eccoci qua. Entriamo nel ristorante e ordiniamo il menù segreto. Sei qui per l'esame? Sì, ho raccolto tutti gli indizi. Allora, voglio ordinare polpette di riso per due persone. Fuoco bomba, se non erro. Con il limone. Ordine ricevuto, polpette di riso grigliate per due, fuoco bomba con limone. Magia. Tutti i commensali sono spariti. Chissà dove, sprofondati probabilmente. Probabilmente sono loro la carne. Per fare... Non voglio trattare questo argomento. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro il capo palestra. Torna da me quando sei pronto per lottare. Beh, ora. Ora sono pronto per lottare. Fammi lottare. Vuoi sfidare il capo palestra Ubaldo, l'impiegato straordinario? Sì. In tal caso entra pure nell'arena. Signor Ubaldo, tocca a lei. E ce l'abbiamo avuto vicino fino adesso, ragazzi. Forse qualcuno l'aveva riconosciuto? Io la prima volta che ci ho giocato non l'avevo riconosciuto. Salve. Mi chiamo Ubaldo, sono capo palestra presso la palestra di Mesturia. Le mie più sentite congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Qui hanno i piatti molto buoni, oltre alle polpette di riso grigliate. Ti invito a provarli. Meglio non dilungarci in chiacchiere, però. La mia superiore potrebbe farmi un richiamo verbale. Procediamo con la lotta. Questa qua è la palestra più bella in assoluto, eh. Questa qua è proprio la miglior palestra. Nel ringraziarti per la fiducia accordataci, il sottoscritto Ubaldo ti assicura la massima disponibilità. Parte la sfida con l'impiegato Ubaldo, che manda in campo Komala, un semplice koala, che però ha mosse che vi faranno addormentare. Cioè, si vede, no? Dopo la pausa pranzo non sono sfavorevole a una lotta digestiva, ma senza strafare. Già, è in stato di dormiveglia. Proverei a utilizzare qualche volta Prestigiafiore, giusto perché è una mossa che può fare molto danno. Molto danno. Cavolo, schianto. Schianto ci fa malino, eh. Semebomba. Tanto comunque siamo più veloci. Muscarada è un Pokémon molto veloce, eh. Quindi ecco, magari provare a fare la lotta con lui non sarebbe una cattiva idea. Dudunsparce, uno dei Pokémon che più detesto. Cioè, proprio Dudunsparce non mi piace per niente, è un Pokémon nato male. Ancora Prestigiafiore. Voglio aspettare a utilizzare la Tera Cristallizzazione. O Tera Evoluzione, io preferisco chiamarla Tera Evoluzione. Iper Trapano. E questo ci ha fatto male, eh. Questo ci ha fatto male. Non so che mossa potrei usare a questo punto. Cioè, che Pokémon potrei usare. Magari Iruka? Iruka potrebbe tornarci utile. Il nostro caro amato delfino. Acquagetto. Che ha priorità, perfetto, non gli abbiamo fatto assolutamente nulla. Perché forse è anche di tipo coleottero. Però se
Se è di tipo coleottero, no, credo sia elettro normale. Cavolo, elettro normale, noi siamo un Pokémon di tipo acqua. Questo non va per niente bene. È per questo che ci ha mandato giù così facilmente. Beh, elettro normale. Proviamo Denki. Denki è un Pokémon che regge tutto. È di tipo elettro. Dovrebbe andare bene contro Dudonsparce. Colpo di fango. Non gli abbiamo fatto molto. Però gli abbiamo diminuito la velocità. Gira a vita. È super efficace, però come al solito è il nostro tank di fiducia. Belly Bolt, quindi regge benissimo il colpo. E anche Dudonsparce se n'è andato. Ora, l'ultimo Pokémon è Staraptor. È l'ultimo o è il penultimo? Meglio questa lotta che venire oberato di lavoro dai superiori. Lui è proprio il classico impiegato giapponese, vero? Sarà il suo ultimo? È il suo ultimo. Però è di tipo volante. Quindi la Terra Crystal, ragazzi, indubbiamente si è qualificato per le lotte. Spero di non perderci la faccia. Ma su, Ubaldo, mettici un po' di brio, no? Qui ho dei clienti affamati d'azione. Fagli vedere di chi sei capace. Oh, si riempie la sala. Vabbè, tanto vinceremo noi. Mi raccomando, Ubaldo, e anche tu, ragazzino, metticela tutta. La clientela si è espressa. Non mi resta che soddisfare la richiesta. Ok, Terra Cristallizza per primo lui. Chiaramente. Terra Crystal di tipo normale, quindi ora lui effettivamente perde. Avremmo dovuto aspettarci questa mossa. Perde la sua capacità di essere... cioè, perde il suo tipo volante, quindi noi non è che gli possiamo fare moltissimo con Scintilla. Prima lo potevamo mandare KO, ma non adesso. Però Belly Bolt è un tank, e quindi questa lotta la reggerà benissimo, ragazzi, ve lo assicuro. Perfetto. Ora ti mostrerò il potere contrattuale di un impiegato, con il tuo nulla osta si intende. Facciata? Che mossa è Facciata? Ci si schianta addosso, tipo. Chiaro, ma noi abbiamo Convertivolt, che ci aumenta le mosse di tipo elettro. Scintilla! E gli abbiamo fatto qualcosina, eh? Gli abbiamo fatto qualcosina. Sapete allora cosa facciamo adesso? Una bella iperpozione. Curiamo Belly Bolt per bene. E poi continuiamo così. Utilizziamo Scintilla, che mi sembra un'ottima mossa. Utilizzerà ancora Facciata. Non fa niente, non ci può fare molto male. Non so se sia più veloce di noi, potrebbe esserlo. Scintilla, sì, è più veloce di noi, ok. Beh, Staraptor è veloce, di Pokémon. Si sapeva già. Vai, Denki. Scintilla. Beh, dovremmo usarlo un paio di volte, anche tre volte. Ora, solita strategia. Iperpozione, curiamo, attacchiamo. È la strategia finale per ogni capo palestra, praticamente, visto che non arrivo qua super overlivellato. Va bene, va bene. Tanto alla prossima mossa, ragazzi, finisce qua la lotta, Facciata perché è più veloce. Boing boing. Però adesso non abbiamo più nulla di cui temere. Scintilla. E Staraptor è stato sconfitto. Hai sconfitto Ubaldo. Ancora Belly Bolt è stato protagonista. Mi è servita una sconfitta. Hai proprio una competenza notevole. Sono sopraffatto dallo stupore. Avendo perso, ora ho il dovere di consegnarti la medaglia.
Ma lottare mi ha messo appetito. Mi faresti compagnia a tavola? E abbiamo ottenuto un'altra medaglia che non ricordo che numero sia. Quinta medaglia, non ci manca molto, eh. La detenzione di 5 medaglie delle palestre ti consente di catturare più facilmente i Pokémon fino al livello 45. Inoltre questi si atterranno alle tue indicazioni. Non credo che un giovane autenticamente energico come te abbia bisogno, ma prego. Ah, ci dà facciata, giustamente. La cucina qui è molto saporita, la trovo ottima. Non preoccuparti per il conto, sono un uomo adulto e solvente. Detto questo, cordiali saluti. E abbiamo ottenuto anche la nostra quinta medaglia. Ormai ragazzi ci avviciniamo sempre di più alla fine del gioco, eh. Congratulazioni per la tua vittoria. Capsi mi ha informata riguardo alla presenza di un allenatore singolare. Il mio intuito mi ha suggerito che stesse parlando di te, e a quanto pare ci avevo visto giusto. Ho visto il tuo ultimo incontro. Possiedi un talento davvero straordinario. Se continui la tua scelta verso il rango campione con questo impeto, di cui a breve dovrò invitarti ufficialmente a entrare nella Lega Po... Lorenzo? Ho deciso con quali Pokémon lottare. Ti ho anche visto lottare... Oddio, perché non so più leggere? Ti ho anche visto lottare per la medaglia della palestra. Non smetti mai di migliorare tu, eh? Campionessa Nemi, è un piacere rivederti. Lorenzo, che ci fai insieme alla Super Capa? Super Capa? Ma in che mondo vivi? Ti trovi di fronte alla super campionessa Lisma. È un titolo che va ben oltre il già ambitissimo rango campione. Ebbene sì, ho l'onore di ricoprire tale ruolo, in aggiunta a quello di presidentessa della Lega Pokémon. Pensavo fosse troppo impegnata per trovare il tempo di visitare le palestre. Mi trovo qui per un'altra faccenda. Questa volta sono venuta a caccia di giovani promettenti. Lorenzo, come fa a essere già così famoso? Beh, mi dispiace dirglielo, ma ho già messo io gli occhi su di lui. Non lascerò che qualcuno me lo porti via, nemmeno la super campionessa. Allora aspetterò il mio turno. Quasi dimenticavo della nostra promessa. Forza Lorenzo, dobbiamo lottare. Andiamo fuori subito, facciamo in fretta. Un momento. Cosa c'è? Gradirei molto poter assistere anch'io al vostro incontro. Per me va benissimo. Anche per te Lorenzo, giusto? Sì. Vi ringrazio, non vedo l'ora di assistere alla vostra sfida. Ti prego Nemi, andiamo a lottare perché non ce la faccio più. Sto registrando da 40 minuti. E sono distrutto perché è il secondo video che faccio oggi. Più altre cose che ho dovuto fare oltre a allenare i Pokémon per questa palestra. Sono distrutto. I caricamenti sono sempre lunghi, eh. Te lo spiego di nuovo. Girando per le varie palestre ottenendo le medaglie potrai arrivare bla bla bla. Sì, sì, lo so. Si trova a nord-ovest di Mesapoli. Lì vengono incoronati gli allenatori di rango campione, il titolo riservato ai più forti. Se riuscirai ad ottenere 8 medaglie e superare tutti gli esami, affronterai l'esaminatrice più forte che ci sia, e se vincerai diventerai campione. Cerca di prepararti mentalmente per quel momento. E ora sfidiamoci per puntare proprio a quell'ambitissimo palc... Oddio, ancora, un attimo di pazienza. I Pokémon di Lorenzo sembrano ancora un po' provati. Ah, ok, ce li cura. Vabbè, poteva effettivamente... Possiamo iniziare? Poteva effettivamente curarmeli nel frattempo. Va bene, abbiamo davanti Muscaradano, è vero? Anche perché penso che la utilizzerò per bene durante questa lotta. Lycanroc. Forma buio, cioè forma solare, perché c'è anche la forma Mannara. Non lasciarti intimidire dalla super capa. Rilassati e lotta come sai fare tu. Va bene. Morso. Roccia rapida. Ok. Morso quanto ti fa? Beh, ti fa molto, direi. Perché ha fatto quell'animazione strana? Morso. Morso, ancora morso. Perché continua a fare queste animazioni strane mentre lottiamo? Cosa sta succedendo al mio Pokémon? Credo che sia stanca anche la mia Switch. Effettivamente. Beh, questa qui è la solita rotta rapida con Nemi, eh. Notte sferza è buono.
Notte sferza è molto buono. Beh, al posto di... Beh, al posto di foglia magica, direi. E ora manda in campo Gumi. Gumi... Yogan dovrebbe andare bene. Oddio, in realtà andava bene... Gumi è tipo drago, se non erro. Andava bene anche... no, o forse di tipo veleno. Andava bene anche... Bellivolt. Però fa niente. No, sei di tipo drago. Va bene, lava sbuffo dovrebbe fargli abbastanza, eh. Stavo scherzando. Però l'ha scottato. Il che va molto bene. Ma lava sbuffo scotta sempre? Perché mi sa che a questo punto sì, eh. Inizio a pensare che scotti sempre come mossa. Vediamo. Può anche scottarli, no, semplicemente siamo noi che siamo molto fortunati. Psycho Shock! Perfetto. Poi dovremo sprecare, tra parentesi, un turno per... Beh, curare Haru. Paumo? No, va bene. Va bene lasciare lui, se c'è Paumo. Di tipo elettro. Quindi va bene. Lava sbuffo ancora, perché voglio scottarlo. Ok, lui ci paralizza, però non fa niente. Dai, Yogan, ce la puoi fare. Lava sbuffo! Wow. Siamo veramente forti, eh. Abbiamo una squadra veramente molto forte. Qua Qual. Beh, allora... Ho sbagliato. Ho sbagliato Pokémon. Non volevo tenere qua Qual, volevo mettere... Haru. Però vabbè, almeno utilizziamo questo turno. Cavolo, è allenato al... Al massimo livello anche il suo Quaquaval, eh. Ci farà male. Però noi curiamo Muscarada adesso, non ci pensiamo. Ti prego non farmi mosse di tipo... Ok, la Terra Crystal, va bene, va bene. Non ci fare... Ci farà sicuramente mosse di tipo acqua che ci manderanno KO in un colpo. Perché così è. Bello Quaquaval come Pokémon, eh. A differenza di Quaxly e le evoluzioni, qua qua vale bello. Però è un po'... È un po' così. È un po' così. Non mi piace tantissimo. Idroballetto. Ok, questa qua è la mossa speciale di Quaquaval. Che ovviamente ci distrugge. Però almeno guadagniamo un turno. Vedete il lato positivo. Guadagniamo un turno, guadagniamo una Terra Crystal. Muscarada dovrebbe essere più veloce di Quaquaval. Non sono sicuro, però dovrebbe esserlo. E lo possiamo sconfiggere molto facilmente. Quindi prestigia fiore. Terastalize. Terra Crystal o Terra Evoluzione di tipo erba. E ora prestigia fiore su Quaquaval. E finalmente finiamo la battaglia. Eterelama, cavolo, ci fa tanto Eterelama. Come ha fatto a essere più veloce di me? Pazienza. Però prestigiafiore dovrebbe mandarlo giù in un colpo solo. Esattamente. Accidenti, che gran botta. Quella mossa aveva una potenza pazzesca. Un brutto colpo? Proprio sul più bello. Sempre il solito fortunello tu. Questo video è durato un po' più del solito, ragazzi, però sapete che abbiamo fatto anche molte cose, eh. Scommetto che avrei sempre più successo. Una tal dimostrazione di forza. Pur lottando contro una campionessa. Splendida lotta. È stato un piacere assistere a un incontro di tale livello. Sono rimasta senza parole. Non mi stupisce che persino la super campionessa abbia riconosciuto il tuo potenziale. Non posso permettermi di battere la fiacca. Lo pensavo dal momento in cui ti ho incontrato, ma ora ne sono certa. Lorenzo, tu raggiungerai il rango campione, non ci sono dubbi. Le prossime palestre saranno una passeggiata per te. Lo penso anch'io, e vorrei fare un investimento a lungo termine su di te. Accetta questo MT. Terrascoppio? Ah, ci dà Terrascoppio.
Ok. Se utilizzi questa mossa quando il tuo Pokémon è terra cristallizzato, si adatterà al suo teratipo. Io e te un giorno ci affronteremo nella lotta più grandiosa che si sia mai vista. Capito, Lorenzo? Per cui mi impegnerò ancora. Ancora e ancora di più. Quelle parole non rivelano solo amicizia, supporto e speranza. No, senza ombra di dubbio, Nemi crede fermamente che avrai successo. In ogni caso, permettimi di riaccompagnarti fino alla palestra dove ci siamo incontrati. Ok, non volevo rientrare, però fa niente. Perfetto. E a questo punto, ragazzi, per l'episodio di oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per aver visto questo video, anche se è un po' lungo. Commentate, condividete il video con tutti i vostri amici. In descrizione trovate tutti i link di Instagram, Telegram, tutto quello che volete. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.